Buongiorno e buon lunedì. Come vedete sono in super pigiama, vestaglia, sono giusto scesa di sotto a farmi il cappuccino, prendermi i biscotti, mi mangio i frullini, questi dell'Eurospin, e a lasciare il mio pulcino per poter registrare, perché oggi devo registrare un bel po' di video, e quasi tutti quelli in realtà di questa settimana, e quindi è stato ok. Bye, perché devo registrarli, montarli e caricarli. Un po' tutta una corsa che però in realtà diciamo che chiude effettivamente questa settimana. Rappresenta un po' tutta questa settimana. Questa settimana com'è stata, com'è andata, come vi sta trattando finora questo 2024? Io devo dire che allora abbiamo iniziato questo 2024 in maniera molto molto soddisfacente, se devo dire la sincera verità. Un po' tutto in fretta, quello sì. Però abbiamo fatto Capodanno con gli amici, eravamo sette, tipo una cosa del genere, e dovevamo farlo a casa nostra, invece poi alla fine un'amica si è proposta per farlo da lei. Casa sua, un po' più comoda come posizione. E in realtà ci siamo divertiti tantissimo. Ognuno di noi ha portato qualcosa. Noi abbiamo portato le bibite. C'è stato chi ha portato il primo, chi ha portato il secondo. La padrona di casa ci ha offerto lenticchie e codevito. È stato super carinissimo perché in realtà io, noi non siamo persone, almeno io e mio marito non siamo molto persone da cenoni, festa, discoteche e cose del genere. In più con un bambino piccolo diventa pressoché impossibile. Inoltre è stato divertente perché abbiamo giocato a Monopoli in dialetto e è stato fantastico perché c'è praticamente il compagno di un'amica nostra che non è della nostra città, quindi non parla un'acca del nostro dialetto. Però è stato al gioco, è stato bellissimo. Quindi siamo stati insieme, abbiamo cenato, abbiamo chiacchierato. E vabbè, abbiamo stappato, siamo usciti fuori, abbiamo visto i fuochi d'artificio. Dopodiché io con un'altra delle mie amiche avevamo visto su TikTok girare questa cosa per cui scrivono tipo delle cose da lasciare nell'anno vecchio su un piatto e spaccarlo. E l'abbiamo fatto e è stato super liberatorio. All'inizio avevo un po' la crisi del piatto bianco anziché della pagina bianca, nel senso che all'inizio è stato ok, che ci scrivo però? E invece poi alla fine il piatto l'ho riempito, è stato super terapeutico. In più farlo con questa ragazza, questa amica, non è tantissimo che ci conosciamo, ma abbiamo stretto un legame fortissimo e è stato veramente veramente liberatorio, proprio veramente veramente liberatorio del tutto, cioè non lo so, è una sensazione strana, e il che mi sta facendo pensare che forse in realtà durante quest'anno vorrei anche andare a una di quelle stanze dove tipo puoi rompere le cose e vediamo, insomma, potrebbe essere una buona avventura per quest'anno. Voi ci siete mai stati a una di queste stanze? Quindi insomma il primo dell'anno è iniziato così. Poi in realtà abbiamo passato il pomeriggio con i cugini, siamo stati tutti insieme ed è stato bello. E poi ecco, è iniziato questo
questo Duran Tram, io adoro le feste natalizie, quest'anno le ho odiate. No, oddio, odiate è un parolone. In realtà semplicemente dover fare di casa in casa a me snerva tantissimo, soprattutto con un bambino piccolo, perché ovviamente gli ha sballato completamente, per tutti i suoi orari li ha sballati tutti, per quanto mio figlio, nonostante abbia nemmeno 2 anni, non ha assolutamente orari di bambini di 2 anni, anzi ha tutti gli effetti, ha degli orari da adolescenti, e quindi è stato ancora peggio doverli sballare tutto. E siamo stati fortunati, ne parlavo in realtà ieri con un'amica, e noi siamo fortunati perché le case dei nostri genitori, miei e di mio marito, sono tipo a 5 metri l'una dall'altra, tipo mezzo minuto in macchina. Ma io non voglio nemmeno immaginare quelli che hanno dovuto tipo riscendere dal nord piuttosto che salire. Cioè proprio vi porto in mezzo al cuore. In realtà tutta questa settimana è stata tutta una settimana di corri, 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 e non è finita, nel senso che oggi ho tutto questo, domani di nuovo sarà un corri, corri generale, perché stiamo organizzando appunto questa mini vacanza di 3 giorni con mio marito, e è tutto un corri, corri generale, perché nel frattempo ci si sono accumulate altre cose. Abbiamo un'amica, una mia amica dall'America, che viene a trovarci. E quindi è stato proprio un corri corri generale, e effettivamente ero perennemente impegnata, anche se sono comunque riuscita a leggere. Ho preso questa abitudine per cui leggo mio figlio per farlo addormentare, e magari i pediatri non saranno assolutamente d'accordo con questo, però io non gli leggo i libri dei bambini, io gli leggo i libri che sto leggendo io in quel momento, e quindi sicuramente non sono adeguati alla tua età? Assolutamente no, probabilmente, però è così che va la vita. Altra grandissima novità è stato il fatto che dal 1 gennaio proprio abbiamo finito il percorso dell'allattamento, quindi questo 2024 è iniziato veramente con il botto, perché io allatto da aprile, cioè in realtà da marzo 2022, diciamo in maniera regolare, che effettivamente lui prende il latte, perché abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio, da aprile 2022, quindi sono quasi 2 anni. La mia idea iniziale era, prima di tutto la mia idea super iniziale era proprio riuscire ad allattare il più a lungo possibile, a prescindere da quanto fosse. Poi mi era stato detto: vedrai quando ti tornerà quando ti torneranno le mestruazioni. Scusate se ti è mai per i ragazzi, ma è la vita, è la natura. E quando ti arriveranno le mestruazioni il latte se ne andrà. Le mestruazioni a me sono tornate a dicembre 2022, e io ho continuato ad allattare fino a dicembre 2023. Io penso che tutto molto dipenda dal corpo, dipende da quanto il bambino effettivamente prende. Sapevo che questa cosa delle mestruazioni non fosse propriamente super azzeccata, nel senso che ogni corpo è diverso, però ecco, non mi aspettavo di iniziare l'anno proprio con non allattare più. E abbiamo fatto un po' fatica più che altro a trovare effettivamente cosa dargli per colazione, perché io volevo comunque che lui prendesse il latte. Però abbiamo scoperto che il latte nel biberon assolutamente bevitelo tu, abbiamo provato a mettergli i biscotti dentro, bevitelo tu lo stesso, abbiamo provato a metterlo nella tazza, quindi come se fosse effettivamente un tipo come facciamo con la pasta piuttosto che con la minestra, mangiatelo tu con senza biscotti, finché poi siamo riusciti a trovare un semi compromesso con la merenda latte e biscotti, quella già già confezionata. Abbiamo iniziato l'anno con tutte queste grandissime novità, infatti mi veniva da ridere perché è un anno bisestile, iniziato di lunedì, quindi è stato ok. Se questo è come si prospetta l'anno, avremo un anno super carico di cose da fare e cose da decidere, però va bene, è iniziato in modo positivo, la cosa
mi ispira, mi piace. E fatemi sapere nei commenti il vostro anno come è iniziato e noi ci vediamo domani con un nuovo video.